Da quella notte di 13 anni fa ci sentiamo parte di qualcosa di più grande, nel ricordo di una tragedia che ci ha privati di troppe vite, ma che ci ha consegnato la responsabilità dei loro sogni. Come in una sorta di passaggio del testimone, il nostro braciere, per la prima volta nel Parco della Memoria, è stato acceso con i Vigili del Fuoco dagli atleti della Nazionale Ciclistica Ucraina, a dire che il loro dolore è il nostro e che li esortiamo a tenere viva la speranza, nonostante l'orrore della guerra, la disperazione e la comunità dispersa che, ne siamo convinti, si ritroverà più unita e forte di prima. Nel nome di quel coraggio messo in campo a difesa della propria libertà, fonte e ispirazione di ogni democrazia. Oggi, dopo 2 anni, ci ritroviamo insieme in un abbraccio corale che racchiude la speranza di una comunità che non sa cosa significa arrendersi. Un abbraccio che idealmente testimoniano con il fiore della memoria, il croco, resistente, tenace come la nostra terra, come la nostra gente. Rispetto alla forza della natura distruttiva del 6 aprile 2009, il fiore della memoria esalta la bellezza della natura, la sua energia positiva. È un cameo di quel grande memoriale che è l'Aquila, teatro di dolore e di rinascita, che contiene in sé la sofferenza di tutte le vittime dei disastri italiani e oggi anche dei morti a causa della pandemia e dei troppi innocenti caduti in Ucraina. Simbolo della rifioritura della vita in ogni parte del mondo toccata dal male, dalla sofferenza, dall'ingiustizia.